da lei, che stamattina commenta il richiamo della piazza del Movimento 5 Stelle. Il 15 scendono in piazza, c'è stato questo video di Di Maio che l'avevamo lasciato che si toglieva la cravatta, abbiamo ritrovato che dice vediamoci in piazza, e loro dicono vediamoci in piazza per recuperare le nostre battaglie identitarie e contro diciamo la rinascita dei vitalizi, come possiamo definirlo. Ora, il punto è, scende in piazza il ministro degli esteri, intendiamoci, è già successo, no? Di partiti, di esponenti di Ai partiti che tempi di sono di lotta e di Berlusconi, governo, ma anche dei benissimo. governi di centrosinistra, è un Di sicuro classico. però stiamo parlando di un ministro degli esteri che invoca la piazza e fa sempre un pochino effetto, perché in realtà la piazza è contro il governo che è il tuo governo. Infatti è quello Conte 1, che Conte 2, scrivevo insomma. stamattina, cioè è diventata una cattiva abitudine, però non si capisce perché loro sperano che gli elettori non se ne accorgano, mentre come dimostra il tweet che ci hanno letto poco fa, gli elettori capiscono che non sono cretini, quindi dicono se tu sei il ministro degli esteri, cioè il secondo ministro per importanza dopo il Presidente del Consiglio, e fai una manifestazione e partecipi a una manifestazione, cioè cosa fai? Manifesti contro le leggi che hai contribuito ad approvare, è un po' incoerente, no? Però io penso che dietro questa cosa ci sia l'idea che stare al governo per i 5 Stelle si è rivelata una iattura. È un problema. Hanno perso tutto, quello che hanno perso l'hanno perso perché stavano al governo. Anche perché non si tratta di queste ultime cose che lamentano, il tentativo di rimettere i vitalizi, il tentativo di Il ridimensionare taglio le dei leggi di parlamentari, la cittadinanza, il taglio questione. dei parlamentari, il referendum sul taglio dei parlamentari. Il numero di cose che loro hanno accettato, facendo finta, manifestando anche contro quelle che c'è. Cioè la TAV, per esempio, per loro è stata una specie di harakiri, no? La Sì. TAP pure. L'ILVA, avevano detto che volevano fare un giardino dell'ILVA e trasformare gli operai in giardinieri, invece sono lì con loro il ministro dello sviluppo economico, prima Prima Di Di Maio e Maio, poi Patuanelli. poi Patuanelli, che in qualche modo ci devono mettere una pezza, perché la TAP vuol dire 11.000 famiglie, 11.000 stipendi. Quindi loro hanno capito che, cioè, secondo me, questa cosa qui del 15 non è una delle solite cose che fa Di Maio. Facciamo una manifestazione e E poi che stiamo al cos'è governo. È esattamente? l'inizio di un distacco. E infatti Zingaretti l'ha capito. È l'inizio di un distacco perché loro non sono sicuro, ma potrebbero anche pensare che se alla fine si andasse alle elezioni adesso, fermerebbero la crisi, no? Perché questa crisi che li ha portati dal 32 al 14. Cioè, per paradosso, se il nostro destino è continuare a Meglio scendere fermarsi. nei sondaggi, ma anche nelle elezioni, Perché da quelle 14 puoi reali e arrivare a concrete, zero. Cioè, allora tanto vale tornare al guarda voto. Berlusconi. Berlusconi è al 6, no? Cioè, avresti mai pensato Però 5-6 anni chiedo anche fa? alla Marco Longo, no?